Torniamo ai generi, sotto questi tornelli. Un giallo italiano dopo alcuni anni. Thriller. Che non sì, io però uso il vecchio termine così per motivi nostalgici. Dopo anni che non se ne fanno, e anche un grande successo, un enorme successo. Il film lo doveva fare Antonioni, vedi che quelli sono ricorrenti, doveva fare Antonioni e avrebbe fatto sicuramente un'altra cosa, non un thriller. E mi ricordo che quando poi passò il testimone, perché è lo stesso produttore, Antonioni disse: ma vedi tu, io non riesco a far fermi a capo da questo film, vedi tu se riesci a farne qualche cosa. E mi impressionò Antonioni che mi lasciava il testimone. E il film era molto suggestionato dai film di Brian De Palma, in quel momento lui faceva un po' dei film alla Hitchcock, alla sua maniera, però ci fu qualche cosa che fu veramente, secondo me, successo del film, perché era appena successo un fatto di cronaca, c'era stata una modella che non si capiva se era suicidata o l'avevano ammazzata, insomma questo fu cavalcato nel film. E poi ci fu una grande, che è stato qui, ed è un nostro grande amico, mi piace ricordarlo, che è Enrico Lucherini, che faceva la pubblicità del film, e alla prima del film, che fu fatta a Milano, perché è il Tempio della Moda, lui invitò tutti gli stilisti, e quindi avevano messo dei posti riservati per Armani, per tutti quanti, e invece non vennero. Allora, grandi titoli della moda hanno paura che si scoprano i loro segreti, non sono venuti. Invece Lucherini mi confessò che non l'aveva mai chiamato, quindi aveva fatto questa bella fotografia con tutti i posti vuoti, con i nomi, invece non era stato mai chiamato. Questa, anche questa fa parte del cinema, le grandi trovate pubblicitarie. No, ma Enrico era un genio, sempre stato, è un genio in questo tipo di cose. Tra l'altro è il primo film che racconta questo mondo della moda, se non sbaglio. Senso, poi c'è stato Prêt-à-porter di Asma. Noi abbiamo fatto subito dopo un film che ricordo con grande affetto per una cosa soprattutto, che si chiama Piemonte Napoleone. In Piemonte Napoleone c'erano Carol Alto, René Stevenson, che aveva fatto proprio sotto i vestiti del niente, ma c'era uno degli episodi che erano su Barbareschi e Valentina Cortese. Perché lo cito? Perché Valentina Cortese faceva una donna molto chic, molto elegante, e scopriva durante il film che suo figlio era gay, Barbareschi era un giornalista gay. Insomma, per i pezzieri, prima la tragedia, poi l'accetta, così. Ma io lì ho visto cosa significa essere un attore. Allora, al finale del film, però il film finiva con lei che durante il film viveva sul lago, non è venuta, decideva di tornare a Milano, e con la pelliccia meravigliosa, con la neve, con Barbareschi, viene avanti con la musica di Van Buzzotto, e lui mi dice: mamma, ma come mai hai deciso di venire a tornare a vivere a Milano? E la battuta era questa: ma sai, dici, il lago, i colori del lago, il silenzio del lago, la tranquillità del lago, la noia del lago. Questa parte, ecco, lei lo diceva così bene che certe volte ti fa piacere aver scritto un film. Una strega.